Benvenuto in questo breve viaggio. Al termine del video non dimenticarti di mettere un like e se non lo hai ancora fatto di iscriverti al canale, potrai così sostenere questo progetto. Oggi faremo un bellissimo percorso d'anello di 7 km circa, che partendo dal campeggio Sole Neve vicino Carbonare passerà per Prati Sopra, Lago di Lavarone, la cima del Monte Rust e di ritorno di nuovo a Carbonare. Nel tentativo di sfuggire alla calura della pianura padana, accetto l'invito di mio fratello per passare un paio di giorni sull'altopiano di Folgaria. Come base scegliamo il campeggio Sole Neve nei pressi di Carbonare, da dove parte il primo tracciato che ci siamo proposti di fare. Piantiamo la tenda, che poi risulta essere un gazebo dove riponiamo le varie cose. La notte la passeremo in auto, adeguatamente camperizzata per l'occasione. Una ripida salita di qualche metro ci fa dubitare di aver fatto la scelta corretta. Fortunatamente si addolcisce poco dopo e la camminata si preannuncia gradevole. Subito immersi nell'ambiente montano, seguiamo l'ampio sentiero ai margini del bosco e con un dolce saliscendi raggiungiamo la borgata di Case di Prati Sopra. Proseguiamo il nostro cammino entrando per una riflessione nella cappella della Sacra Famiglia di San Rocco. Riprendiamo a salire su una solata ma semplice carrareccia che in pochi minuti ci porta sulle rive del lago di Lavarone. Per non farci mancare nulla, prendiamo l'aperitivo sulla splendida terrazza del ristorante Rust, godendoci il bellissimo panorama del lago. L'intento è di seguire una traccia scaricata da Wikiloc, quindi passiamo per chiesa e prendiamo la stradina sterrata che sale sul monte. Non sapendo se abbiamo interpretato male la traccia o meno, ci troviamo però a percorrere un sentiero chiuso dalla vegetazione. Decidiamo perciò di tornare sui nostri passi e scendiamo al lago per il pranzo. Ristorati, ma soprattutto rinfrescati, ritentiamo la salita al Monte Rust, questa volta però seguendo i cartelli presenti sulla riva del lago. La salita si presenta subito piuttosto impegnativa, ma costante. Ci dobbiamo fermare a rifiatare più del dovuto, ma gli scorci di panorama offerti ci aiutano moralmente. Finalmente arriviamo in cima al monte, dove i resti dell'osservatorio austro-ungarico ricordano un periodo piuttosto bellicoso della nostra Italia. Di vitale importanza, l'osservatorio metteva in comunicazione le fortificazioni dislocate sui monti circostanti, con un comando austriaco di Wirti utilizzando un sistema ottico. Scendiamo dal versante opposto e una zigzagante ma comoda carrareccia immersa nel bosco ci porta dritti al campeggio.
è piaciuto il video o se lo avete trovato interessante, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale, oltre che a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi percorsi. Se avete domande o suggerimenti, potete scrivermi nei commenti. Ciao, a presto!